Serata specialissima per noi, per i bambini di Ornella. Questa è la prima iniziativa pubblica di respiro provinciale legata alle celebrazioni per il decennale dalla fondazione dei bambini di Ornella. Abbiamo quattro relatori speciali, anche loro direi, perché sono quattro persone che da diverse angolature, con diverse storie alle spalle e anche di fronte, da anni si occupano di migrazione, di accoglienza, di cooperazione, di solidarietà, di tutte queste tematiche che sono alla base della missione dell'Associazione Bambini di Ornella. Io rapidamente presento la cosa. Do per scontato che il grosso della storia molti la conoscono, e poi c'è qua Severino Prosempio, che dei Bambini di Ornella è il fondatore, e senz'altro sarà lui a dare informazioni e a dare anche risposte alle vostre domande. In due battute, Severino Prosempio ha fondato questa associazione. Severino Prosempio è un ex sindacalista della CGIL che negli ultimi anni della sua attività come sindacalista si è occupato in modo particolare del tema dell'immigrazione. Parliamo della stagione della prima ondata migratoria a Como, e quindi di grosse problematiche legate al tema della clandestinità, dell'accoglienza e della ricerca del lavoro. Poi a un certo punto della sua vita ha scelto di dedicare tutta la sua vita al tema dell'immigrazione, al tema dell'aiuto e dell'accoglienza, e ha costruito questa associazione e poi l'ha sdoppiata. Ha fondato Les Enfants d'Ornella direttamente in Senegal, a Kelle, laddove ha costruito inizialmente con pochi volontari e poi con un numero crescente di gente che l'ha aiutato, ha costruito un centro d'accoglienza di cui vi parlerà, dedicato all'assistenza, all'accoglienza, alla formazione soprattutto dei bambini di strada, dei bambini di spiaggia, ma vi dirà tutto lui. Noi abbiamo pensato che fosse necessario celebrare, ho usato questo termine prima, il decennale con qualcosa di sostanzioso, quindi qualcosa che offrisse a questa città anche un'occasione per riflettere su un tema che in questo momento può non riscuotere una particolare attenzione, un particolare successo. Sono temi molto difficili e complicati, bisogna non tacerne, ma bisogna parlarne di più. Detto questo, prima di presentarvi i relatori, noi dobbiamo ringraziare il Comune di Como e la Biblioteca di Como, che ha iscritto questa nostra iniziativa all'interno del suo progetto Popoliamo, che è un progetto finalizzato ad aprire le biblioteche all'esterno, alla partecipazione della cittadinanza su tematiche comunitarie, fra le quali anche quelle in ambito migratorio. I nostri relatori, rapidissimamente, Severino Prosempio, non lo presento perché è conosciuto come tutti gli altri, ma comunque lui è il fondatore dell'associazione. Abbiamo Giusto Della Valle, che è il parroco di Rebbio e non solo, abbiamo ed è il suo parroco, lui ci tiene a dirlo, quindi è anche il suo parroco. Modu Gueye, senegalese, artista, performer, scrittore, promotore, ideatore, gestore di diverse iniziative, fra cui una importante, non so se sbaglio mi correggerai, l'associazione Sunugal di Milano, che è un'associazione molto robusta che organizza grega senegalesi, ma non soltanto, che si occupa delle tematiche di cui vi parlerà lui stesso. E poi abbiamo Raffaele Masto, da molti è conosciuto, scrittore, giornalista, cronista di Radio Popolare. Quattro persone, come dicevo prima, con diverse, che affrontano queste tematiche da diverse angolature, ma tutte con la passione che penso ci trasmetteranno anche stasera. L'onere pesante di coordinare questo dibattito a Francesca Guido, che è giornalista, conduttrice di Ciao Como Radio, quindi una voce conosciuta sul nostro territorio. E aggiungo solo una cosa: queste iniziative sono finalizzate a diffondere e a discutere le tematiche di cui ho parlato in premessa, ma anche a raccogliere energie, risorse e aiuti, perché questa organizzazione non ha sottopancia politici,
non ha santi in paradiso, si fonda sul volontariato e sulla generosità di chi abbraccia la causa dei bambini di Ornella. Per cui noi fuori abbiamo un banchetto, apriamo con questa iniziativa la campagna di tesseramento 2016, chiediamo che alla fine chi è convinto, chi è entrato convinto ed esce ancora più convinto, beh, aderisca alla nostra associazione. Do la parola a Francesca per il resto della serata. Grazie. Grazie mille.